Morning YouTubers, primo video sulla beta di COD Modern Warfare 2. Allora, ho iniziato a provarlo venerdì e un po' anche ieri. Ho fatto qualche sparo e in questo video nello specifico ho messo qualche clip con il Signal 50, che è un fucile da cecchino disponibile dal livello 20 nella beta e che si basa sul GM6 Lynx, che è ovviamente un antimateriale calibro 50. Prima di addentrarmi nel video, però, vi avviso anche qui che martedì alle 4 del pomeriggio sarò ospite sul canale di BenQ Europe per una live di un paio d'ore per parlare di monitor con voi e anche fare qualche sparo. Quindi, se avete domande da questo punto di vista, potete farmele direttamente in quella live, vi lascio comunque il link in descrizione. E manco a dirlo, ragazzi, ovviamente mi piacerebbe vedervi in questa live speciale di cui chiaramente vado orgoglioso. Ora, venendo a COD, nel video sto giocando la modalità Invasion, che mi è parsa, almeno nei primi 2 giorni, quella un po' più adatta a provare il calibro 50, che ovviamente è letale, ma è molto lenta come arma. E nelle modalità molto più ristrette, in mappe molto più piccole, come in TDM o in Dominio, non è affatto semplice da utilizzare perché il gameplay lì diventa molto più frenetico. Ho trovato più utile utilizzare l'altro fucile, diciamo così, tra virgolette, da cecchino che è presente nella beta. Non mi ricordo esattamente il nome, però è un Winchesterino, ecco, con quello già si riesce a giocare meglio nelle modalità più frenetiche. Fa un po' meno danno di questo, ma è molto più rapido. Questa modalità qua, invece, Invasion, alla fin fine non è altro che un TDM su una mappa molto grande. Credo che i player sul server siano circa una quarantina, però ci sono anche dei bot che si catapultano dagli elicotteri e girano per la mappa, oltre ovviamente ai player. Non c'è un vero e proprio obiettivo da compiere, c'è soltanto da fare delle kill, e ho trovato quindi Invasion abbastanza fine a se stessa come modalità, sicuramente utile per smorzare la freneticità delle modalità classiche di COD. Quindi più adatta a una fetta di utenza specifica e poi magari da utilizzare per accumulare punti per progredire nel pass o, non so, sbloccarsi l'attachment di qualche arma. Però ecco, per il resto è un po' meh, ok? Non c'è nulla da fare di rilevante. Quello che è chiaro, giocandola però, è proprio il cambiamento di approccio alla modalità stessa, che ha un gameplay più lento rispetto al solito. E sembra strano dire questa cosa, però è un gameplay un po' meno alla COD, per quello che può essere la concezione classica di COD. Tutti gli edifici che vedete sulla mappa non sono messi lì tanto per, ma ci si può entrare in tutti. Hanno diversi piani, si può salire su praticamente qualsiasi tetto. E questo significa verticalità assurda, ma anche che quando giri un angolo, per vedere se puoi o meno attraversare la strada, è impossibile tenere sotto controllo tutta la situazione. Ci sono troppi angoli in cui potrebbero nascondersi nemici. Potrebbe esserci qualcuno in qualsiasi tetto, di qualsiasi casa, in qualsiasi piano, affacciato a qualsiasi finestra. Motivo per il quale girare fuori dagli edifici non è semplice e si finisce shottati quasi sempre da qualcuno che scopre dove si trova soltanto dalla killcam. Poi ci sono ovviamente le serie di ricompense, che ci pensano anche loro a scoraggiare i player dal muoversi molto in giro per la mappa. Io mi ricordo una partita dove sono morto, ma credo almeno 5 o 6 volte di fila, perché mi è arrivato un test a un razzo, poi un bombardamento, poi ancora un razzo, poi l'elicottero piazzato in mezzo alla mappa con le minigun. Insomma, cioè della serie, chiuditi da qualche parte e non uscire per un po' se non vuoi perdere la pazienza. E io rimango dell'idea che in modalità di questo tipo, ossia quelle con un player count sostanzioso, andrebbero o tolte o comunque limitate le serie di uccisioni, perché davvero ci sono porzioni di partita dove esplodi in continuazione per cose che non puoi né prevedere né controllare. Non è un gunfight, è qualcuno che è sdraiato da qualche parte con un tablet in mano che ci clicca sopra su vari punti della mappa digitale e uccide gente a caso. Quindi capisco che questa cosa possa diventare frustrante per chi si fa un filotto di morti senza morire poi per aver perso un gunfight vero e proprio, ma perché qualcuno appunto ha cliccato su un tablet da qualche parte. Chiaramente più player ci sono nel server, più c'è spam di queste cose sulla mappa. Non so se è una cosa che dà fastidio soltanto a me e i player di COD ormai sono, insomma, ci hanno fatto il callo e non gli fa più né caldo né freddo. Però tant'è, io personalmente le trovo noiose
e sono un ulteriore fattore che può spingere i player a muoversi di meno sulla mappa e a cercare qualche spot, qualche nascondiglio da cui sparare. Ah, e qui apro e chiudo una parentesi. Il prossimo che mi viene a dire che i player di Battlefield camperano e gioca a Call of Duty, ce lo mando in direttissima con un biglietto di prima classe, ok? Parentesi chiusa. In ogni caso, begli uomini, questo video primissimo voleva essere giusto esplorativo, qualche clip con i 50 mm e soprattutto per chiedere a voi le vostre prime impressioni se state provando la beta. Arriverà ovviamente anche il mio video in cui vi dirò la mia, però per adesso mi interessa sapere da voi se c'è qualcosa che vi interessa evidenziare di Call of Duty Modern Warfare 2. Qualcosa, insomma, che vi sentite di scrivere, che sia in positivo o che sia anche in negativo, fa lo stesso. Però è un aspetto di cui vi interessa parlare insieme chiaramente alle vostre prime impressioni. Magari mi date anche qualche spunto di riflessione alla quale non avevo pensato. Vi lascio allora le ultime clip ricordandovi la live speciale di martedì alle 16 alle 4 del pomeriggio sul canale di BenQ Europe, sperando di vedervi in tanti. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Cambio caricatore. Richiedo ricognizione aerea. Confermato. Uomo operativo in zona. Lascio delle munizioni qui. Attenzione, UAV in uscita dall'area operativa. Elicottero da carico diretto verso l'area. UAV nemico attivo. Attacco con mortaio ostile vicino a voi. Nemico attivo. Sono in campo.
missione.